Un'occasione per gli amanti del verde. L'amministrazione comunale di Massa ha appena riaperto il bando per la gestione dei parchi pubblici. Quelli più piccoli, i giardini di quartiere, verranno assegnati in concessione onerosa per il comune. Palazzo Civico fissa il massimo del contributo. Chi presenta il progetto dovrà fare offerte al ribasso. Per i parchi più grandi, come il Magliano o il Monte di Pasta, i gestori potranno contare sui ricavi dei chioschi da sfruttare come bar. La gara è aperta a tutti, associazioni, ma anche singoli cittadini. Il termine scade il prossimo 28 febbraio. Il bando premia i progetti che guardano al miglioramento ambientale con ripiantumazione e creazione di percorsi didattici. Puntiamo al miglioramento della qualità del parco, del verde e alle migliorie che l'associazione e i cittadini vorranno fare aiutando l'amministrazione comunale. È vero che si ottengono più punti promettendo di riqualificare che non facendo un'offerta economica più alta? Sì, questa è stata un po' l'indicazione che ha dato l'amministrazione, nel senso che l'amministrazione per quanto concerne l'assegnazione dei parchi ha stabilito di dare maggior contributo a chi fa dei progetti di riqualificazione rispetto a fare offerte economiche, che lo spirito era di avere una riqualificazione e un'implementazione del verde nei parchi e non un aspetto di ricavo economico spicciolo. Ecco.